Buongiorno ragazzi, mi chiamo Sandra e sono la titolare della libreria Gori di Prato. Stamani, mascherata, vi accompagno a vedere la mia libreria. Intanto facciamo due passi nel centro storico di Prato che vi farò vedere. Qui vedete il castello dell'imperatore, perché in centro a Prato c'è un antichissimo castello. Accanto una chiesa molto bella del Rinascimento che si chiama Santa Maria delle Carceri. In lontananza forse potete vedere il campanile del nostro Duomo. Guardate che bello, questo è l'ingresso del nostro castello dove d'estate proiettano i film ed è una magia perché è freschissimo e siamo all'interno di un castello fatto costruire da Federico II. Questa è la chiesa di Santa Maria delle Carceri di Giuliano da San Gallo. Prato, come vedete, è deserta. Questa è una delle tante case torri che ci sono in centro a Prato. Questa è la chiesa di San Francesco. Questa è la strada che porta in piazza San Francesco, che è vicinissima alla mia libreria. Quel portone grande che vediamo in fondo invece è di un'antica biblioteca. Questo è un altro angolo caratteristico. Vedete dove c'è quel cartello arancione? Lì si vede che c'è l'ingresso di una piccola chiesa dedicata a Sant'Antonio. Il giorno di Sant'Antonio è aperta e vengono benedetti i panini. Li fate anche voi i panini di Sant'Antonio? E vengono benedetti anche gli animali domestici. Quel muro in pietra che vedete è un muro che chiude un giardino fensile, cioè un giardino rialzato della città, che ora è chiuso e non posso farvi vedere. Questa è Piazza San Francesco. E questo è il portone dell'antica biblioteca. È una mia vicina di casa della libreria. È bellissima e antichissima, ma adesso non ve la posso far vedere perché è chiusa. E piano piano, girando lo sguardo, si vede il cartello della mia libreria, della mia piccola e preziosissima libreria. Questo è l'ingresso chiuso della mia libreria. Sembra un po' una faccetta. Io sono fortunata perché accanto a me c'è la fabbrica dei Cantucci di Prato. Sono dei biscotti buonissimi e li producono qui, quindi mi arriva un profumino in libreria. E qui siamo arrivati in Piazza del Comune. Questo è Palazzo Pretorio, dove ora c'è un museo. E su in cima c'è una bellissima terrazza da cui si vede tutta Prato. Questa è la statua di uno dei pratesi più famosi nel mondo, che si chiama Datini. Ora vi porto a vedere il Duomo e poi vado in libreria. Stiamo arrivando in Piazza del Duomo. Questo è il nostro campanile. E ora vi faccio vedere una bella cosa. Il pulpito di Donatello. Da questo pulpito viene fatta in dei giorni di festa la benedizione con la Sacra Cintola, che altro non è che la reliquia della cintura della Madonna. E questa è la facciata del nostro Duomo, che è un po' diverso da quello modenese, vero? E ora vi faccio entrare nella mia libreria. Per le regole che abbiamo adesso, per ora le persone possono rimanere sulla soglia. Un mio carissimo amico, che è un disegnatore molto bravo, aveva fatto per un evento questa costruzione di macchine speciale, che ora è diventato il banchetto per il ritiro. E qui è indicato come si può fare, perché durante la settimana
Io sono in libreria e se mi fanno un urlo, che a Prato si dice bercio, o suonano il campanello, io sento quello di cui hanno bisogno. La confusione che c'è ora in libreria, che di solito non c'è, perché la libreria è rimasta ferma quando ci hanno detto tutti a casa, e poi io ho cominciato a portare i libri a casa delle persone. Non sono più le persone che vengono da me, ma sono io che vado a portare i libri a casa delle persone, un po' come oggi, invece di fare la gita voi in libreria, sono io che faccio una gita e vengo io da voi con un video. Questa è la parte dei romanzi, delle cose un pochino più tecniche. Qui c'è una gran confusione perché erano arrivati dei libri e a un orario improbabile, li devo mettere tutti a posto. E questa è una parte dei libri che qualcuno chiama da bambini, ma secondo me dei libri belli, con gli albi illustrati, con le favole, con i racconti per tutti i ragazzi, ma mica solo per i ragazzi. Questo è un angolino un po' particolare perché ci sono tanti albi illustrati, ma ora è diventato anche l'angolino dei libri che devono essere impacchettati per le persone che li hanno ordinati per leggere a casa. Magico, perché noi abbiamo una piccola sala che è un bosco che ha disegnato un artista su una parete metallica. Ciao ragazzi, sono tornata dalla libreria, sono a casa mia, ho portato un po' di libri da raccontarvi e ci farà compagnia il libraio più giovane d'Italia, Giulio. Eccolo qua. Ciao. Allora, io partirei da raccontarvi che la nostra libreria, che io ho ripreso 3 anni fa, era una libreria invece che c'era dagli anni 50. Quando ho iniziato questo lavoro, dopo poco anche Giulio è venuto a aiutarmi. E vi vorrei far raccontare da lui cosa vuol dire per un ragazzo poco più che ventenne fare il libraio, perché di solito i librai sono un po' come me, con qualche capello bianco. E invece lui, grazie a Dio, non ne ha. Era un libraio giovane. Glielo racconti a questi amici di Modena perché hai iniziato a fare il libraio? Allora, io ho iniziato a fare il libraio dopo che ho finito il liceo. Dopo il liceo mi ero iscritta all'università perché volevo studiare. Però quello che avevo deciso non mi piaceva, quindi avevo smesso. Allora, per fare qualcosa, per non stare a casa come stiamo adesso, in quarantena, fermi sul divano. Non è vero, perché studia. Ho deciso di iniziare a lavorare insieme alla mamma, che in quel periodo stava aprendo la libreria. Non è un po' strano essere un libraio a... Ho iniziato a 20 anni, sì, quando avevo compiuto 20 anni. Perché comunque è difficile trovare persone della stessa età che amano leggere magari quanto amo leggere io, oppure coetanei che frequentano librerie. Insomma, siamo molto molto pochi. Beh, però te piaci, parli tanto con i bambini e gli racconti cosa piaceva leggere a te da piccolo, perché è sempre stato un divoratore di libri, e lui gli racconta le storie ai bambini che gli sono piaciute, e c'è uno scambio tra lettori di tutte le età. Infatti la cosa bella è consigliare magari ai più piccoli libri che io da quando avevo 4-5 anni, certo. Sì, anche quelli che mi leggeva la mamma ho sempre in libreria di là e che ogni tanto rivedo. Uno fra un pochino ce lo va a prendere nella libreria perché non l'ha portato con sé. Sì, è vero, non ce l'ho qua.
E è bello magari consigliare anche più piccoli libri che a me sono rimasti nella memoria perché sono stati dei libri bellissimi. Le magie della tecnologia. Giulio è andato a prendere il suo libro di quando era piccolissimo e che gli aveva regalato, te lo ricordi? I vicini? No, Aveva, non me gli lo aveva ricordo. regalato la nostra vicina di casa, Ah, bolognese, è quindi un vero, po' vicino a voi. è E vero. ve lo fa vedere. Ora è un libro che nelle librerie non si trova più, ma lui si divertiva da Purtroppo è matti. un libro che, è vero, nelle librerie non si trova più, però chi Però può dirlo? In biblioteca magari magari si può si può trovare, o trovare. forse in qualche scaffale di casa vostra, dei vostri E il genitori. Che libro era questo qua. so. Salto un po'. Ranocchio Piccino Picciò. Praticamente è, ve lo faccio un po' vedere, L'ha che è anche un po' distrutto, rotto. cosa che non è da lui perché i libri li tiene in Ve lo maniera faccio sacra. vedere un po' da lontano per i disegni. È la storia di questo ranocchio che non vuole dormire, non ne vuole sapere. E c'è il babbo che gli racconta delle storie, insomma, cerca di tranquillizzarlo per farlo dormire. Ma non c'è verso. E allora lui inizia a saltellare. E si vede questo viaggio di questo ranocchio che salta dalle città, dai prati, dai boschi, incontra altri animali. Molto semplice, ma molto molto bellino. Ci sono, io mi ricordo, passavo ore a vedere queste immagini di questi animali da piccino. Fino a quando lui salta, 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 e lo diciamo come va a finire? Che lo diciamo? Non vi svelo l'ultima pagina, perché Ma dai, proprio, sì, che poi vabbè, non lo questo. trovano neanche nelle Insomma, salta librerie. sulla leonessa, salta sul leone, aiuto, che forse. Ta-da! E mi sono sbagliato, scusate. È la storia praticamente questa del babbo che gli racconta questa favola per farla addormentare. E alla fine questo salta un po', io mi ricordo bene le immagini, la storia un po' meno, Non aveva non ripassato, avevo anche perché Giulio ripassato per fortuna dormiva tanto da piccolo e quindi non c'era di bisogno questo di libro. leggerlo 100 volte perché lui si addormentasse. Ed è, io mi ricordo però che da piccino, La, quando quando. arrivava a questa pagina, la prima volta che la me lo ricordo ancora quando la vidi la prima volta, perché dissi, porca miseria, che paura! Non me l'aspettavo ci fosse la faccia del leone. Allora, il prossimo libro è un libro per Giulio preziosissimo perché è diventato il suo libro del cuore. Ce lo fai vedere, Giulio? È Bruno lo zozzo di Simone Frasca. Questo è nell'edizione di quando Giulio era piccolo e ora vi racconta lui la storia di questo libro e poi di Simone Frasca. Allora, questo libro io l'ho letto a 6 anni ed è la storia di questo Bruno, che io intanto faccio anche un po' vedere le immagini, è la storia di questo Bruno che non fa altro che mangiare pane e marmellata, sporcarsi e non gli piace assolutamente farsi il bagno. Che cosa succede? Perché in questa storia si racconta che tutti i bambini hanno un amico immaginario. Questo amico immaginario serve per scacciare i mostri durante la notte. Ma di solito sono Di supereroi. solito questi amici immaginari sono dei cavalieri, dei. Vedete, per esempio, ne ho trovato uno, dei cavalieri, dei draghi, grandi eroi che riescono a proteggere i bambini. Allora Bruno decide di cercare il suo amico, perché ha bisogno anche lui di un amico immaginario. Però non riesce a trovare quello ideale, perché il cavaliere non gli sta simpatico, il drago fa troppo rumore, e un altro drago è troppo grosso e non sa dove tenerlo, fino a quando Bruno trova il suo amico immaginario, per eccellenza.
Il suo amico immaginario si chiama Giovanni ed è, non ve l'aspetterete, un maiale. Ed Eccolo. è il maiale È il Giovanni. maiale Giovanni. Questo è come si trova ora Bruno lo zozzo. E dovete sapere che poi, quando Giulio era già un po' più grande, questo alla fine non ve la raccontiamo perché è un libro che va letto. E fortunatamente di questo libro ce ne sono tante Tante, storie, quindi tante storie. se ne piace uno, poi ce ne sono tante altre. Ma un bel giorno io ho conosciuto Simone Frasca e lo accompagnavo da dei bambini come voi a scuola e ho chiesto a Giulio se voleva venire con me. E Giulio, estasiato, è venuto a conoscere Simone Frasca, che era il suo autore. Solo che Giulio non era più un bambino di 6 anni, ma aveva 18, 17 o 18 18, anni. Ed 18. era estasiato perché Simone Frasca non è solo l'inventore della storia, ma è anche il disegnatore. E queste storie lui spesso le ha inventate, le ha scovate nella sua mente quando da piccolo seguiva la sua mamma al lavoro e la sua mamma era la bibliotecaria della facoltà di architettura di Firenze dove io ho studiato e io conoscevo anche la mamma di Simone. Simone è un amico e spesso viene da noi ed è veramente divertente perché lui mentre racconta disegna e quindi incanta. Ma Bruno lo Zozzo è veramente un libro divertente e vi dirò un altro segreto, forse Simone si arrabbia, ma non credo. Giovanni è il nome del suo cugino e non è che all'inizio il cugino di Simone fosse tanto contento di essere diventato il maiale Giovanni, però alla fine, avendo visto quanto ai bambini piaceva e come erano felici di questa storia, anche il cugino di Simone, Giovanni, è stato felice di essere nel libro. Cresce, è sempre stato grandissimo perché voi non lo vedete, è seduto ma è quasi 2 metri e ha sempre letto tanto fino alle medie. Poi è stato un periodo che ha detto no, io non leggo e ha aspettato un po'. Ora ha ricominciato e meno male che io sono una libraia perché sennò sarebbe un problema. Perché quanti libri leggi al mese? 3 o 4. Diciamo che da quando siamo in quarantena sto leggendo l'ottavo libro. Ecco, lasciamo stare. Non fanno tutti così, ma va bene in tutti i modi. Però a lui piace tantissimo leggere perché coi libri viaggia. E ora, siccome siamo fermi in casa, viaggia ancora di più coi libri. Quando è arrivato alle medie, ha scoperto un altro autore, che non è proprio facile facile, però a lui è piaciuto molto. Sì, che poi io penso questo libro invece di averlo letto alle elementari. Può darsi. Perché io adesso scrivo la data di quando leggo il libro, quando ero piccolo no. Il libro di cui sto parlando è questo qua, è Dimezzato di Italo Calvino. Allora, immagino che le insegnanti Italo Calvino lo conoscano, Ma anche ma bambini anche i magari. bambini. E poi se non lo conoscete non c'è male di niente, perché i libri sono talmente tanti che si scoprono piano Italo piano. Calvino è stato uno scrittore degli anni del Novecento. Novecento, importantissimo per la letteratura italiana. E la cosa bella è che ci sono dei libri di Italo Calvino che si possono iniziare a leggerli già da piccoli, come per esempio questo, perché il Visconte Dimezzato, io questo libro in particolare me lo ricordo perché ha queste illustrazioni, ve le faccio vedere anche il dietro dei personaggi. Che sono io da piccolo le adoravo. Probabilmente da qualche parte avrò ancora tutti i fogli dove cercavo di ridisegnare tutti i personaggi, perché ci sono delle illustrazioni bellissime. Ora, se trovo qualche pagina, ve la faccio vedere. Ecco. Questo, per esempio, fa vedere i turchi. Perché di che cosa parla il Visconte Dimezzato? Il Visconte Dimezzato è la storia di questo visconte che prende una cannonata. Gli arriva una cannonata dritta in pancia dai turchi e torna a casa diviso a metà, una parte buona
e una parte un po' cattiva. Ed è la storia di come questo visconte, come mai si è dimezzato e di che cosa succede dopo. Ora vi dirò un segreto. Io amo tantissimo Calvino. Quando avevo l'età di Giulio, mica mi piaceva tanto. L'ho imparato a leggere da più grande. Questo per dire che ognuno poi impara a scegliere i libri per le cose che gli piacciono. A Giulio è piaciuto tanto a quell'età. Io Calvino l'ho imparato a conoscere, o perlomeno lo conoscevo, ma l'ho amato e letto tantissimo quando ero già grande, quando andavo all'università. E questo perché per ogni libro c'è il suo tempo e non è uguale per tutti. Infatti ora vi vorrei raccontare un ultimo libro, sempre del libraio Giulio, che lui ha letto da piccolo e io da grande, che è il Il GGG GGG. di Io Roald l'ho Dahl. letto a 25 anni e mi sono divertita come una matta, mi è anche piaciuto moltissimo. E Giulio invece l'ha letto da più piccolo. E Oh, poi quindi anche di entrambi. questo vi rivelo un segreto. Che sorpresa, addio. Dicevamo, il GGG di Roald Dahl, che magari lo avete già letto o avete visto il film. Del Di che cosa parla? Del grande gigante grande gentile. gigante gentile. Il grande gigante gentile è un gigante che vive nella terra dei giganti e porta nel suo mondo Sofia, la seconda protagonista di questo racconto, che è una bambina che viveva in un orfanotrofio. E Sofia, insieme a GGG, avranno delle avventure e Per come possiamo sconfiggere i dire? giganti che non erano Sì. proprio buoni come GGG, e GGG era un corso, ma era un gigante gentile. Poi faceva una cosa particolare: Faceva tanto. soffiava i sogni Esatto. ai bambini che dormivano, i bei sogni ai bambini che dormivano la notte, eccetera, eccetera. E vanno incontro a tutta una serie di avventure. Ma anche questo, siccome ha un libro che ha tanti risvolti. Ebbene, l'ho leggiato, se no Ebbene, vedete il film. Gli insegnanti non hanno sentito. Dovete sapere che Roald Dahl ha sempre nei suoi libri i disegni di questo autore che si chiama Quentin Blake. Quando Giulia era piccola e aveva letto GGG, gli avevo comprato un libro che in questo momento non si trova, a volte si trova, a volte non si trova. Che Quentin Blake ha fatto per far disegnare tutti, perché dice tutti si può disegnare, basta un pennarello nero, una matita rossa e un e un lapis lapis. e niente gomma. Bambini, se prima o poi questo tornerà o se lo trovate in biblioteca, andate a cercare Disegnare la memoria, io non ce no, l'ho. allora disegnare è il titolo è il titolo. Ora va di là e con una magia ve lo L'autore è porta. Quentin È Quentin Blake. Blake ed è un libro. Manuale, eccolo, ce l'ho. Vai. Manuale per no, non ce l'ho Non ce più. l'ha più. Aspettate, magia. Il Allora, il libraio è tornato. libro si chiama Disegnare, corso per geniali incompetenti incompresi. Perfetto, ed è questo. Ora non si trova, ma magari in biblioteca si trova. La prima edizione di quando era Giulio piccolo c'aveva l'astuccino con le cose per disegnare, era bellissimo. Ora l'avevamo fatto senza astuccino. Vi rivelo un altro segreto. Un nostro amico disegnatore molto bravo, che lavora anche per delle case editrici, ne ha delle pile di questo libro, perché lui non, di un, lo comprava, disegnava quello che Quentin Blake ti suggerisce di fare. Lo finiva e lo ricomprava per rifarne un altro, tanto è divertente, perché disegnare è bellissimo, come leggere. Allora, ora vi salutiamo perché abbiamo parlato di tantissimi libri e spero che veniate a trovarci in libreria oppure ci ritroveremo così, perché comunque è un bel modo, invece di venire voi in libreria da noi, siamo noi che veniamo da voi e d'altronde in ogni situazione bisogna trovare una soluzione per fare le cose nel miglior modo possibile. Mi faceva piacere raccontarvi velocemente di alcuni autori e disegnatori che sono pratesi, soprattutto di una ragazza che si chiama Ilaria Guarducci e che ha pubblicato questo suo ultimo libro che si chiama La Banda dei Molesti, ma ne ha fatte anche altri. La Banda dei Molesti è divertente perché racconta di una banda
Intanto vi faccio vedere i personaggi, quelli si possono far vedere, la storia no, perché sono dei molesti che fanno delle cose, bisogna capire come funziona. Cioè, Furio, la Pertica, Barnaba, il boss, Evaldo, il bello, Fosco, il camaleonte, Bruto, il dubbioso. Questi erano i molesti, questa banda che decide di rubare tutto. Ruba tutto, poi alla fine hanno tutto loro e quindi cosa succederà? E questa è una storia di Ilaria. Ma sempre Ilaria, che è di Prato, che scrive e disegna queste storie, ha scritto anche il signor Mostacchio, le straordinarie macchine del signor Mostacchio. E poi ce n'è uno che secondo me in questo periodo è proprio adatto per chi si annoia, che si chiama Uff. Ed è un Uff si annoia sempre, non si diverte mai, il suo colore preferito è grigio, il suo piatto preferito è la pasta in bianco, lo sport è stare seduti immobile, i suoi genitori sono molto preoccupati, ma Uff ha un segreto. E chi lo scoprirà? Chi lo Chi legge il leggerà? libro di Ilaria. Poi c'è un libro che questo non si trova tanto facilmente, noi abbiamo la fortuna di conoscerlo, è Vita di Pichu. Questo è un altro amico immaginario. Questa bimba, allora, questo libro è stato scritto prendendo i racconti di una bimba che aveva questo amico immaginario, Picciù, e dove viveva? Nella cassetta delle poste. E hanno raccontato quello che questa bambina diceva del suo amico immaginario. E ci sono delle cose anche molto poetiche, ma io ve ne racconto una buffa perché la trovo veramente bellina. Sì, la trovo, scusate, eh. Picciù non esce mai dalla piscina perché è parecchio sudicio. E lei racconta in questo modo la vita del suo amico immaginario. Io vi vorrei parlare da ancora di tantissimi libri e sono a casa e ne ho portati pochi, però mi piaceva farvi vedere questo libro dell'Arianna Papini che è La natura dentro. Quindi pensiamo a tutto quello che possiamo aver dentro, ricordi, sogni, anche a occhi chiusi, immaginarsi la natura o a vederla nei libri o in altro modo. E Arianna dice, saggia persona, grande illustratrice, grande scrittrice, che i libri non hanno età, sono da zero in poi, nemmeno da 0 a 99, no? Perché quelli di 100 no? E allora chiuderei con quello che io e Giulio si ritiene un capolavoro. Sì. Non si, no, a parola è difficile Non si può descriverlo questo descrivere, libro. ma io vado che in questo periodo suona anche bene e anche questo però è un finale a sorpresa che purtroppo non vi possiamo svelare. Io vado a un libro scritto da Mathieu Modé, che è un illustratore e scrittore francese, francese e fondamentalmente di che cosa parla? di questo uccellino che decide di andare o perlomeno dice a tutti quelli che è in casa, io vado. E tutti, non sapendo dove deve andare, gli danno qualcosa che ritengono sia utile. Però c'è un finale a sorpresa. Boh, forse ora ci pensiamo, magari ve lo sveliamo, perché Nella questo è prossima un libro, puntata. è molto conosciuto. E questo pulcino, facciamo così, Giulio, facciamoli vedere solo alla fine com'è. Carico. È stracarico di tutto, di ombrelli, di radio, di cappelli, di luci. E lui prende parte del suo oramento, c'è una porticina e dove andrà? Lo scopriremo solo leggendo.